Benvenuti ad un altro appuntamento con Motori in Rosa versus Formula Motori. Si sa, il linguaggio delle quattro ruote è ormai internazionale, abbatte confini e stati. Ed è in questo melting pot che Mahindra affila le armi verso la conquista dell'Europa. La casa indiana dimostra di avere le idee chiare. Arriva il SUV senza compromessi, CUV 100. Mahindra in campo di Formula E la fa da padrone, con questa vettura ha segnato anche delle grandi vittorie. Ma quest'oggi non siamo qui per lei, ma per CUV 100, ovvero l'SUV di casa Mahindra che si presenta in due modelli esclusivi, K6+ e K8. È un vero e proprio SUV. E le caratteristiche dell'indiana sono evidenti. Guardiamo il look, questa mascherina che caratterizza proprio l'aspetto da SUV è abbastanza rialzata da terra e ti permette di guidare sia in città che in terreni extraurbani. Vettura non di grandi dimensioni. All'interno racchiude davvero tanto spazio, uno scrigno pieno di sorprese. Pensate, nel lato posteriore c'è addirittura sotto i piedi un bel vano porta oggetti dove voi potete mettere la borsetta, le scarpe, insomma quanto non ci sta nel portabagagli. Perché il portabagagli è capiente, ovvero ci stanno due valigie, una borsetta, sedili abbattuti, si guadagna ancora più spazio. Di comodità, come ci si sta a bordo? Comodamente 5 persone, sia di altezza media che di altezza importante. Attacchi per i sedili Isofix, quindi dietro ci stanno anche i sedili Isofix, potete portare con voi i vostri bambini e soprattutto in totale sicurezza.
essere anche alla guida, questa plancia ergonomica che ti permette di avere sotto controllo tutti i comandi. Al volante avete anche i tasti con il vostro Bluetooth e queste marce che in questa posizione ti rendono molto facili le manovre. Motore è uno solo, 1200 benzina da 82 cavalli, un ottimo compromesso tra peso e potenza. Tenete i motori accesi, vediamo cosa ci propone oggi Formula Motori. Quindi anche questa nostra nuova prova su strada vi portiamo fino alla Costa del Sol in Spagna e più precisamente a Marbella. E cosa stiamo guidando, Tiziana? Lo volete sapere? Swift Sport. E davvero l'anima è quella di una sportiva. Richiama al mondo delle competizioni di casa Suzuki. E quest'anno il marchio ha siglato davvero dei grandi successi. Non solo in campo sportivo, ma anche per in termini di numeri, perché è stato un anno davvero più. Swift Sport, una delle best seller storiche del nostro marchio, che contribuirà anche nel 2018 a risultati d'eccellenza. Il nostro programma è di crescere ancora su un'annata, il 2017, che ci ha visto primeggiare tra tutti i marchi per percentuale di crescita. Nel 2017 Suzuki è cresciuta di oltre il 37%. E questa Sport incarna proprio i valori di chi è alla ricerca di una vettura dinamica, senza compromessi e direi anche up to date, alla moda. Esatto, e già dall'estetica esprime al meglio tutta la sportività del marchio giapponese, tanti elementi stilistici che richiamano un po' la fibra di carbonio e quindi il mondo del racing, elementi che ritroviamo anche nell'abitacolo, un abitacolo davvero confortevole ma allo stesso tempo sportivo. E i sedili, ne vogliamo parlare? Oh, come si viaggia comodi finalmente, Gabriele, con questi sedili avvolgenti, le mie spalle possono veramente rilassarsi. Abbiamo percorso su e giù la Spagna, lo sapete che è molto tortuosa, curve e contro curve, e un sedile così ti consente insomma di avere una schiena sempre a posto, e quando si guida, credetemi, si fanno molti chilometri, non è male, Gabriele? Sì, e poi questa ergonomia ti consente di stare davvero sicuro, dritto, con le mani poggiate sul volante, un poggia testa integrato da pura sportiva, tanti elementi che richiamano il mondo dello sport con queste cuciture a vista rosse anche nella plancia e lungo le portiere. Pedaliere in alluminio e quindi tanta sportività anche nell'abitacolo. E come dicono poi i piloti, non è un detto ma è la realtà, perché se fate la prova anche voi con la vostra vettura, si guida soprattutto con il lato B. Quando voi siete seduti avete un feeling con la vettura e il sedile ergonomico lo va ad accentuare, sentite questo tutt'uno e vi sembra proprio di essere in estremo contatto con l'asfalto e dominare ancora di più la strada. We'll be right back.
di questa macchina. Sentite che coppia, stiamo parlando di 230 Nm a 2300 giri minuto. E poi tutta questa sportività è facilitata, agevolata anche dal peso alleggerito. Su una scocca molto robusta siamo però riusciti a contenere la massa in 975 kg. Questo dato, unito alla brillantezza del motore, rende la vettura una vettura veloce a rispondere ai comandi del gas e anche dei freni, con sospensioni che possono lavorare in modo ottimale. Ragazzi, stiamo parlando di 200 kg in meno rispetto a Clio RS, invece un 208 GT. Esatto, rispetto alle competitor ha fatto una dieta dimagrante incredibile, il che gli ha consentito potenza e leggerezza, quindi piccola nelle dimensioni, compatta, schizza come una freccia, possiamo dire, si destreggia nel traffico. E attenzione, anche su Suzuki Swift Sport sono presenti tutti i sistemi di sicurezza. Gli ausili alla guida, diciamo semi-autonoma, arrivano a tre sensori: un sensore laser, un sensore video e un sensore radar, che permettono di realizzare le principali funzioni. Le abbiamo chiamate con il loro nome: attento frena, resta sveglio e guida dritto, perché di fatto queste sono le funzioni che l'elettronica moderna di Swift Sport realizzano. Ancora, dal punto di vista delle prestazioni, le emissioni contenute a soli, per una vettura sportiva, 125 grammi chilometro di CO2 per i più esperti e i più tecnici. E poi un navigatore touchscreen con cui è possibile collegare i telefonini, e quindi è disponibile sia con Apple CarPlay che Android Auto. Un'auto quindi abbastanza completa dal punto di vista della sportività, del look, del comfort, della tecnologia. Sì, non manca nulla, e per i più modaioli che alla ricerca del dettaglio, la possibilità di avere in opzione la vernice B-Color, ovvero tetto e specchietti, sei tu a decidere come fare la tua Suzuki Swift Sport.